La sessione delle SIR sulle vasculiti quest'anno tratterà di due temi fondamentalmente. Uno è la terapia delle vasculiti anche associate, il secondo sono le vasculiti d'organo isolate. Terapia delle vasculiti anche associate, la novità è la terapia con un farmaco, un anticorpo monoclonale anti-CD20 che si chiama rituximab, e ci sono degli importanti dati che questo farmaco non è soltanto in grado di indurre la remissione nelle vasculite anche associata, ma anche di mantenere la remissione con una percentuale di pazienti in remissione superiore a quello con le terapie con i farmaci immunodepressivi convenzionali come azatioprina, metotrexato o micofenolato. La seconda relazione riguarda invece le vasculite d'organo isolate. Queste sono vasculiti che interessano un singolo organo e non sono parte di vasculiti sistemiche. Interessa una porzione limitata, una porzione diffusa di un singolo organo e nel tempo la malattia rimane localizzata in questo organo. Saranno trattate due vasculiti d'organo isolate, una è la vasculite isolata del sistema nervoso centrale, che è una vasculite che interessa solo il cervello e il midollo spinale. Questa è una vasculite che può essere molto aggressiva, può portare a infarti cerebrali, eventi ischemici cerebrali multipli, ripetuti, se non riconosciuta precocemente e non trattata precocemente. Il trattamento è con farmaci immunodepressori come ciclofosfamide e steroide. E c'è qualche dato ora iniziale che anche dei farmaci biologici come il rituximab o gli anti-TNF possono funzionare nei pazienti che non rispondono alla terapia immunodepressiva tradizionale. Inoltre, altro dato importante è la differenziazione della vasculite isolata del sistema nervoso centrale in due gruppi, correlata alla dimensione dei vasi interessati. Quando sono interessati i grandi vasi cerebrali, che vuol dire le tre principali arterie cerebrali, vuol dire la porzione intracranica della carotide interna dell'arteria vertebrale o l'arteria basilare, c'è una malattia molto più aggressiva, molto più evolutiva, che determina infarti cerebrali ripetuti ad alta mortalità e a scarsa risposta alla terapia. Se c'è invece interessamento dei piccoli vasi cerebrali, e questo vuol dire i piccoli vasi leptomeningei o i piccoli vasi della corteccia cerebrale, questo dà una malattia più benigna che risponde nell'80% dei casi alla terapia steroidea. Questi pazienti spesso sono caratterizzati da evidenza alla risonanza magnetica di un enhancement leptomeningeo e alcuni di questi pazienti possono associare il deposito di amiloide a livello della parete del vaso, cioè una vasculite di tipo granulomatoso può essere associata a un'angiopatia cerebrale amiloide, cioè deposito di amiloide a livello della parete del vaso cerebrale. E infine un'altra importante considerazione è l'utilità della biopsia cerebrale nel fare la diagnosi soprattutto dei pazienti che hanno malattie dei piccoli vasi. La biopsia cerebrale permette anche di evidenziare il tipo di vasculite, perché anche il pattern istopatologico di vasculite è eterogeneo in questa malattia. Alcuni pazienti hanno una vasculite granulomatosa, altri hanno una vasculite linfocitaria, altri una vasculite di tipo necrotizzante. Ed è stato visto che i pazienti con vasculite linfocitaria hanno una prognosi migliore, cioè rispondono meglio alla terapia e hanno una minor mortalità rispetto a quelli che hanno una vasculite necrotizzante o granulomatosa.